Barack Obama tornerà oggi a trattare con i leader del Congresso sul piano di riduzione del deficit, prevista in giornata una sua conferenza stampa. Per evitare il default degli Stati Uniti si discute di innalzare il tetto del debito. È necessario un accordo entro il 2 agosto. Da quel giorno il Paese sarà impossibilitato a fronteggiare le spese federali, compresi i rimborsi dei titoli di Stato ai creditori. Così il segretario al Tesoro Timothy Geithner. Gli Stati Uniti non falliranno, siamo un Paese che paga i conti, rispetteremo gli impegni. I vertici del Congresso, democratici e repubblicani, lo sanno. La situazione già in stallo si è complicata dopo che i repubblicani hanno deciso di abbandonare le trattative sui tagli da 4.000 miliardi di dollari, circa 2.800 miliardi di euro, puntando a una cifra pari alla metà. Secondo vari analisti, la mancanza di un accordo spingerebbe il paese in una recessione che potrebbe avere conseguenze catastrofiche anche su scala globale.